Ringrazio il Presidente, ringrazio Gian Andrea che ci ha voluto qui, che mi ha voluto qui. È già un segnale dell'attesa, della voglia che ci sia di far bene, che ci fa veramente piacere. Con Pino siamo trovati, non c'è niente di male a dirlo, anche un po' per caso, però abbiamo già lavorato fortissimo in questi primi giorni, c'è grande intesa. E sono contento di vedere tante facce, insomma, entusiasmo anche con la vostra presenza, perché ci dà ancora più benzina, veramente. Diciamo che tutto parte da un'idea, poi quello che vedete in campo riflette l'idea dell'azienda. Quindi, per esempio, nel mio caso, quando sono andato di fronte all'ingegnere De Cesare, gli ho chiesto: ma tu cosa vuoi? Lui mi ha dato un elenco di priorità che gli stanno care, da cui nasce un'idea che condividiamo con Pino, e i nomi sono, diciamo, la trasposizione in campo di quello che cerchiamo di far vedere. Generalmente parlando, cercheremo di creare un po' di senso di famiglia nei giocatori, un gruppo sano. Possono sembrare banalità, però gente veramente che ci tiene, che stanno bene assieme, che hanno il piacere di lavorare e che comunque devono essere consapevoli che rappresentano una maglia importante come quella della Scandone. Dopo è tutto un po' più facile, perché dopo c'è anche il lavoro di Pino di gestione, insomma, e quindi così. Però questa è l'idea. Beh, penso di essere la persona giusta per Avellino, innanzitutto perché è una grossa opportunità, perché si può costruire da zero, che non è un problema, è un'opportunità, perché non avere contratti da gestire, non avere scorie nel bene e nel male dal passato, perché uno quando arriva ha piacere di fare famiglia nuova e magari le idee di chi è stato qui prima di te tu puoi non condividere, deve essere costretto a fare degli incastri, quindi penso sia una grossa opportunità a partire da zero. E per un lato può essere un pelino tardi, però se uno marcia in fretta il tempo si recupera, se uno ha le idee chiare. Penso di essere la persona giusta, anche perché, lo dico sinceramente, sono carico a mina per questa esperienza. Il fatto di vedere così tanta gente mi dà ancora più stimolo e la benzina per fare questo lavoro sono le emozioni, al di là dell'opportunità, del salario, eccetera. Però il fatto di avere della gente attorno, quindi senz'altro la passione di Avellino mi ci rivedo abbastanza.